Io faccio il poliziotto buono e il mio compagno è il poliziotto cattivo. Ce ne saranno delle belle. Uno, due, tre, vai, parto! Sarà emozionante vedermi in questa docuserie, dopo aver visto tante altre sono curioso di vedere come uscirò. È un po' imbarazzante, soprattutto perché non so quello che mi aspetta. Come esperienza è stata un po' strana, no? Perché noi siamo abituati a essere seguiti dalle telecamere, però in campo. Non l'ho ancora vista e quindi è tutta una sorpresa. Che non è tutto... nostra vita tan facile come parece desde fuera a veces y que sufrimos en muchos momentos cuando las cosas no van bien. Sono molto curioso e nello stesso tempo con un po' di imbarazzo. Ci posso pensare un attimo. Morata. Sería Weston McKennie porque creo que es más normal allí en Estados Unidos y él es un buen personaje. Cristiano che dice sempre che lui è un grande attore. McKennie, ogni faccia che fa sembra una caricatura, quindi lui sicuramente ne verrà fuori bene. Sì, bueno, sempre intento hacer bromas y siempre intento estar feliz cuando cenamos en equipo o antes de los partidos para quitar un poco de tensión. Conosceranno un'altra parte di me, ma a livello professionale. Diciamo che io faccio il poliziotto buono e il mio compagno è il poliziotto cattivo. Che sono uno che si avvelena facilmente, lo sanno e lo vedranno anche nella serie da quello che ho visto nel trailer, quindi mi aspetto delle belle scene. Spogliatoio. Ci sono dei ragazzi che si vedono, dei ragazzi disabili che ho visto crescere, una scuola a calcio che per loro che ho fondato un po' di anni fa e che mi riempiono il cuore. Uno, due, tre, vai, parto! Ce ne saranno delle belle. Se va a poter vedere un pochino più di cerca lo che è la Juventus, non solo come come società, come equipo di football, sino anche come gruppo di persone. Capire veramente la storia e quello che è la Juventus in Italia e in tutto il mondo. Simpatica, divertente. Guardatela. 10 su 10. È la serie più bella di una squadra sportiva che vedrete mai.